Vuoi dire le ultime parole da persona calda? È il turno di Fabio. Sei pronto? Allora, c'è un mio amico, Luca Gargiulo, che avete conosciuto nel video dove mi ha insegnato il metodo di corsa e mi ha parlato molto bene della criosauna, che praticamente è questa sauna dove la temperatura va a meno quanto? Chiedo l'aiuto del pubblico. Meno 190 gradi. Sapete che io sono freddolosa, quindi mi sto già preoccupando. E ha un sacco di benefici, sia per la usano gli sportivi, sia per la salute, estetici, mentali, poi ve li elencherò meglio. E quindi la proverò oggi. E se volete più video dove provo cose strane, mi raccomando, supportatemi con un like, anche perché ne ho bisogno in questo video. E mi cambio. Vado, devo mettere anche i guanti da neve. Non ho capito, ma perché stai facendo questa cosa? Esatto, allora, molteplici benefici: recupero post-traumatico, aumento del drenaggio, dimagrimento, riduce la sensibilità al dolore, migliora il sonno, aumenta la resistenza allo stress. Lo faccio per te perché così non ti rompo più. Aumenta l'ossigenazione del sangue, stimola la cicatrizzazione, riduce la ritenzione idrica, rassoda la pelle e brucia l'arancia. Guarda che sei a meno 132. Ma io non riuscirò, quella sono troppo bassa. No, adesso piatto. Sono troppo intanto male. Chiudo, sì. Ciao. Ciao. Vuoi dire le ultime parole da persona calda? Ma io sono autunno. Ma io sono nuda con i guanti. Ma scusa, ma freddo ora? È, diciamo, un po' freddolino. Ma che hanno 100 gradi? Sì. Io meno 120, 15. E li senti? Sentire un po' più di freddo, inizia a muovere le gambe. Ah, mi muove. Ho come se ho tutto il ghiaccio nelle gambe. Meno 150. No, non me lo dire! Ci sono veramente. Addirittura. No, vabbè. Ma perché? Sai che Ronaldo ce l'ha in casa e la fa tipo 2-3 volte al giorno? Pensiamo a Ronaldo. Se Ronaldo la fa 3 volte al giorno. Ma dove c'è il figo Ronaldo? Non è così terribile! Aiuto! Aiuto! Meno 100! Aiuto! Meno 180! Manca poco! Quanto? 40 secondi quasi! Ok! 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 Comunque se ne fai da 2 di 3 è buono! Se cosa vuol dire? Tanti mi chiedono di spegnerlo prima, ma io dico che fanno 2. Perché aggiunge gli obiettivi che... Perché non è vero, devi fare una seconda volta adesso. Ah, 2 volte si deve fare? No! Non ho capito! Non sto proprio capendo. Dai, quando sei lì dentro è un po' difficile. Sei quasi a meno 200, no, è me ne voglia di farlo tra un po'? Non vedo l'ora. Sento tipo le gambe che si stanno rompendo. Mancano 5 secondi. 5, 3, 2, 1, 1, via. Sento tutte le gambe rotte. Come rotte? Adesso ogni volta che andremo in montagna avrò questo ricordo e sarà tutto più facile. Mi sto riprendendo, sento tipo il sangue che ricomincia a circolare. Hai domande prima di entrare? Mi hai chiesto solo consiglio. Lo consigli? È tosta, però dura 3 minuti, quindi si può. 3 minuti, non di più. Perché è veramente, veramente... Ora voglio vedere te. È il turno di Fabio. Ciao. Sei pronto? No. Lo levo? Sì. Togli il tuo kimono. Okay. Vediamo chi resiste pronto? Di più. Che devo fare? Niente. Stare alla macchina, diciamo. Se non vedo muovere di te. No, quando è freddo un po' ti aiuta. Sì. Se vuoi adesso stai fermo. Un consiglio. Poi appena... inizia a sentire un po' più di freddo. Sì. Ma soltanto sotto freddo bloccare. Ti muovi? Ma sì, sono 3 minuti, ho resistito sì. Io. Fai un po' così con le gambe. Hai vale. I guanti? Hai? No. Ti sei messo allora tieni le mani fuori e appoggiati. Esatto. Wow. Portabile? Beh, le gambe non fanno. Le gambe ti sente tipo proprio ghiacciatissime. Mm-hmm.
Ma i peli ti si ghiacceranno sulle gambe? Resisti, 50, resisti, sono solo 50 secondi. Resisti. Ce la puoi fare. 10? Sì. 36, 34. 180 gradi, no, vediamo i gradi. Non farmelo troppo caldo alla fine qua. Pensa che c'è chi si... Io, a me fa più impressione immergersi tipo nel lago ghiacciato. Quello lo senti più, perché... perché acqua... Dai, 20 secondi, Fabio, 20. Vai, tranquillo. 9, 8, no, 6, 20. No, 20. 6, 20, 19, 18, 10 secondi. 17. Devi aver sentito tipo le gambe tutte piene di ghiaccio, vero? Dai, fai così, fai così. Il blocchetto di ghiaccio. Poi passa, poi passa. Ciao. Ciao. Pensavi peggio? Meglio? Ma no, sopportabile, dai. Ti ho visto un po' sofferente. Dici? Rieccomi a casa. Allora, vi dico la verità, il giorno della criosauna non avevo filmato il finale perché pensavo di fare almeno 5 sedute e darvi un feedback un po' più completo. Poi però ho deciso di non proseguire le sedute e ora vi dico perché. Comunque, come reazione a caldo, il giorno che è a freddo, anzi il giorno che ho fatto la criosauna, usciti da là, effettivamente il tono dell'umore era proprio altissimo, cioè mi sentivo super energica, molto elettrizzata, che è la stessa sensazione che si prova ad esempio dopo aver fatto una doccia ghiacciata, quindi dopo ci si sente più tonificati, insomma l'adrenalina, quindi questa sensazione effettivamente così subito la dà la criosauna. Però poi mi sono documentata effettivamente sui gli effetti benefici della criosauna e ho capito che è una pratica sicuramente consigliata a chi è sportivo, ma sportivo a livelli anche abbastanza alti. Ad esempio Ronaldo, come vi dicevo, è il calciatore, la fa anche più volte al giorno. Quindi anche chi fa le maratone, dopo una maratona, immagino non ci si senta più le gambe, si fa la criosauna e subito, insomma, si recupera il tono muscolare e non si sente più dolore, quindi chi fa sport a livelli molto elevati sicuramente può trovare questo beneficio nella criosauna perché il recupero è rapidissimo. Però per chi invece vuole fare la criosauna solo per dimagrire o eliminare la cellulite e insomma perdere quelle famose 500-800 calorie in 3 minuti, non so se lo consiglierei, perché a parte che bisogna fare almeno, mi hanno spiegato, 2-3 sedute a settimana per un mese per vedere proprio un risultato a livello di cellulite, di dimagrimento, e comunque il costo non è poco perché si aggira, dipende dai centri, comunque va dai più o meno dai 50 euro in su a seduta. Se non associamo la criosauna comunque a un'alimentazione sana e allo sport, non so effettivamente gli effetti che possa avere. Anzi, quello lo specificano anche loro nel centro, ovviamente non è che si può andare al McDonald's e poi fare la criosauna 3 minuti e siamo a posto. E quindi, non lo so, non c'è veramente un'evidenza scientifica su criosauna e dimagrimento. Questo alcuni dicono di sì, alcuni di no, non è proprio chiarissima questa cosa. Quindi, nel dubbio ho preferito fare la dieta, fare sport e effettivamente poi in questo mese e mezzo sono dimagrita senza criosauna. Sicuramente può aiutare, però ha anche delle controindicazioni, ad esempio chi ha problemi cardiaci o chi soffre di ipertiroidismo o chi è in gravidanza non può farlo, quindi bisogna documentarsi bene se si vuole fare un ciclo. E quindi questa è stata la mia esperienza criosauna. Ho voluto comunque, ho temporeggiato un mese prima di metterlo là in questo video perché ero indecisa, però poi ho pensato che siccome anche con le mie amiche, con i miei amici, quando dico che ho fatto la criosauna, sono molto interessati, mi chiedono, fanno domande, eccetera. Con voi che siete la mia community, mi fa piacere condividere questa esperienza che ho fatto e le mie considerazioni. Ciao! Kabuki, cosa pensa della criosauna? Non sei un gatto delle nevi, vero? Quindi, in poche parole, non mi sento né di promuovere né di bocciare totalmente la criosauna, anche perché non ne so abbastanza. E da quello che ho capito, riassumendo, per gli sportivi assolutamente positiva.
buchi. Per scoop estetico invece mi riservo il beneficio del dubbio, perché avendo fatto solo una seduta non so dirvi effettivamente se c'è un'efficacia nel farlo, nel fare un pacchetto più ampio. Quindi se anche voi avete qualcosa da dire in merito alla Creosauna, l'avete provata o conoscete gente che magari ha fatto dei cicli più lunghi e ha avuto dei risultati, commentate, sono molto curiosa. E niente, ci vediamo prestissimo con un nuovo video e vi mando un bacione. Ciao!